questa sera vogliamo finire a solamente il versetto 33. Noi la volta scorsa abbiamo visto che cosa significano tutte le parole che Luca utilizza, cioè il cranio è una collinetta, in ebraico Golgoletta, da cui viene Golgota. Abbiamo visto che cos'è, dove si trovava, a cosa serviva, come è giunto fino a noi, dove c'è ancora oggi e così via. Poi abbiamo visto che Gesù viene crocifisso fuori dalla città e ci sono tante motivazioni, però la motivazione fondamentale è di tipo teologico, perché laddove nasce la realtà, laddove sorge la realtà, il simbolo non ha più motivo. Come la realtà, sì, perché il nuovo tempio, se allora la via di spirito e verità sta fuori, dentro è rimasto il tempio, quello lì che indicava il cartello indicatore, ma quando tu sei giunto alla tua meta il cartello indicatore non sta servendo. Poi abbiamo visto chi sono quei due cacurgoi, cioè quei due malfattori che vengono crocifissi con lui. Abbiamo visto tutta la tematica della croce, in modo particolare in risposta ai testimoni di Geova che dicono che Gesù è stato messo su un palo. Abbiamo visto tutte le prove di tipo teologico, di tipo archeologico, di tipo storico e compagnia bene, per cui siamo proprio sicuri al 100% che quella di Gesù era una croce, non un palo. L'ultima cosa di cui dovevamo parlare era quella formazione con cui si chiude il versetto 33 e lo crocifissero una a destra e l'altra a sinistra. Ed è qualcosa che ci lascia un pochino perplessi, perché se noi vogliamo pensare, come dice il Mieghe era un biblista della Chiesa Valdese, particolarmente esperto sulla scrittura giovannea, cioè sugli scritti di Giovanni, e questo qui diceva, sicuramente si tratta di un ricordo visivo, cioè vedere Gesù crocifisso è rimasto come una specie di timbro impresso nel cervello, a cui questo poi l'hanno riportato nel Vangelo. Se questa affermazione può essere valida per Giovanni, che è l'unico testimone oculare della crocifissione, è chiaro che non può essere valida per tutti quanti gli altri evangelisti, perché Matteo, dove se ne era fuggito in Galilea, come appena Gesù è stato arrestato, e quindi è chiaro che non è un testimone oculare. Marco era un bambino, un adolescente, non credo che abbia assistito al fatto della crocifissione, e Luca a quei tempi non era ancora un pagano, non era stato ancora convertito, quindi l'unico testimone oculare è Giovanni, e il quale infatti dice, afferma, che li affermano pure gli altri, che c'è Gesù fu crocifisso con due malfattori che furono crocifissi insieme a lui, però non, e dice uno da una parte e uno dall'altra. Quindi Luca conferma totalmente ciò che dice, cioè Giovanni conferma totalmente quello che dice Luca, ma Giovanni lo scrive in un modo più enfatico, a destra e a sinistra, e quindi è lui al centro. E allora noi praticamente dobbiamo vedere necessariamente, obbligatoriamente, in questa espressione di Luca è qualcosa di importante, qualcosa di teologicamente significativo. Non è una frase messa lì per aver visto, è qualcosa di più importante. E io martedì, dove c'era un giovane, uno dei pochi giovani che avevano martedì, dunque Giovanni, non so se lo ricordate, e poi per motivi di lavoro viene il martedì, e il quale disse questo, Luca, descrivendo questa immagine, descrive praticamente il giudizio universale, cioè Gesù giudice di tutta l'umanità rappresentata da
Là fuori, prima c'erano due signore interessate e quando loro hanno chiesto quei fatti, hanno fatto io gli ho spiegato stasera che facevamo e la signora candidamente ha detto a destra e a sinistra significa che Gesù è il giudice e quindi è ingarrato nel significato di fondo della icona e che è venuto a separare i buoni dai cattivi per salvare gli uni e condannare gli altri. E quello che ha detto sta signora è proprio l'esatto diametralmente opposto a quello che sta signora lì, che però è quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Perché se voi pensate a tutto, per esempio, le espressioni culturali che sono venute fuori da questa immagine, pensate per esempio al giudizio di Michelangelo, è una delle cose più belle che siano state fatte. Michelangelo dipinge un giudizio di tipo giuridico, quello che sta lì è un tribunale dove c'è sei giudici che condanna, che assolve, premia, castiga e così via. Ma la stessa cosa lo troviamo in quel canto meraviglioso che però liturgicamente non è più sostenibile e quindi non viene cantato più, e che c'è il Dies Irae. Quale? Il Dies Irae. E quindi ma poi tutte le immagini, i quadri che sono stati dipinti, tutti quanti sul tema del giudizio. Non è, invece io dicevo, Luca scrivendo queste parole vuole scrivere l'esatto opposto di tutto questo. E voi dite, e com'è? E come si scrive questo atto? Se noi prendiamo il Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 25 di Matteo, a un certo punto leggiamo: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre, porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra, e così via. Vedete che il linguaggio non ha dato la stasera. Allora, praticamente, vedete, ancora una volta, noi notiamo che Matteo e Luca, che non si conoscono, non conoscono i reciproci Vangeli, dicono però la stessa cosa, utilizzando delle forme diverse, ma dicono la stessa cosa. Questo è importantissimo perché... Anche quando noi leggiamo... il cattivo e il buono, quello che si pente tutto sommato e dice quando sarà in paradiso ricordati di me, e l'altro non dice niente, quindi comunque ci sta una differenza tra i due. Sì, sicuramente c'è una differenza tra quelli, però vediamo più che è un come si fa. Io penso che sia giusto. Praticamente quindi abbiamo che Luca e Matteo dicono la stessa cosa. Perché è importante questo? Perché ci fa capire che la fonte che ha informato Luca e la fonte che ha informato Matteo sono la stessa cosa. Il che ci fa capire che a Gerusalemme, prima che venissero scritti i Vangeli, c'era un gruppo di uomini e di donne che avevano conosciuto personalmente Gesù e pensando in quel modo lì. E poi gli evangelisti hanno tradotto nei loro Vangeli quello che la Chiesa di allora credeva. Ora, di questo episodio di Matteo che io vi ho letto, se notate bene, l'episodio inizia con il verbo io verrò. Il verbo venire in greco è erpomai, ed è un verbo che noi troviamo continuamente nella scrittura,
riferito a Gesù Cristo. Se per esempio ricordate quella beatitudine di cui vi ho parlato l'altra volta, quella con cui si chiude l'Apocalisse, la beatitudine dice: idu ercomai macarioi oi eccetera eccetera, cioè benedetti coloro beati coloro dunque che custodiscono le parole di questo libro. Però la beatitudine è preceduta da un ecco, io sto venendo. Se prendiamo, e potrei portarvi un pozzo di per esempio Paolo nella lettera ai Galati. I Galati, la lettera ai Galati è il documento più antico della cristianità, è quello che è stato scritto per prima. E Paolo dice: quando ci fu la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. Mandare significa che suo figlio poi è venuto. Infatti Cristo viene chiamato il venire. Come? Cristo viene chiamato il venire. Bravissima, ci stava arrivando. No, io cerco di essere sempre un pochino più esplicativo, perché non è che dicevo, no, Dio salva tutti. Sì, Dio vuole salvare tutti, ma non significa che Dio salva tutti. Vabbè, ma ci arriveremo a questo. Invece è giusto. Però volevo leggere il prologo del Vangelo di Giovanni. Che Dio salvi, non voglia salvare tutti. E siamo noi che non vogliamo essere salvati. Il logos, eccetera, non ricordate. E a un certo punto questo prologo dice così. Quindi siamo Giovanni capitolo 1. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e nel mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha riconosciuto. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. E continua dicendo: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E continua così, cioè nel giro di una ventina di versetti noi abbiamo il verbo ercomai che viene ripetuto la bellezza di 5-6 volte. E allora perché succede questo? Perché quando la Chiesa già alla fine del primo secolo ha cominciato a coniare dei titoli da legare al nome Gesù, perché Gesù era un uomo, è morto e risorto, e la Chiesa per significare questo Gesù risorto ha creato dei titoli che si chiamano titoli cristologici. Il più importante qual è? Che Gesù è il Cristo, cioè l'unto. Poi Gesù è Kyrios, Gesù è il Signore. Però Kyrios in greco è Adonai, e Adonai di gli ebrei lo utilizzano per indicare Dio, e così via. Uno dei titoli più antichi e più importanti con cui viene utilizzato Gesù è quello che diceva Stella, cioè il verbo ercomai utilizzato al participio che diventa ercomenos. Ercomenos alla lettera significa colui che viene, sì. Però voi lo sapete che il participio indica un'azione continuativa che si ripete continuamente. E allora il venire di Gesù è qualcosa di strutturale che fa parte proprio della sua natura. Cioè, poiché Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 3 dice: Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio, perché vuole che tutti siano salvati, tutti, e che nessuno si perda. E questo tuo figlio verrà per giudicare il peccato, le nazioni, eccetera, eccetera. Quindi verrà per giudicare. Allora ecco dunque il verbo venire, sto fatto che il padre manda, il figlio dove viene, è intimamente legato al tema del giudizio. Allora quando Gesù nel Vangelo di Matteo scrive: io non siate turbati, non vi preoccupate come ne avete, ecco io sarò tutti i giorni dopo con voi,
significa che questo Gesù Cristo viene continuamente, viene dovunque, in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, sta pure qua, dove sta sempre. Quindi Gesù è l'ergomenos. Un altro titolo è però, che noi abbiamo già visto, Gesù è l'Emanuele. Che significa Emanuele? Dio è con noi. Allora, se Gesù viene, e viene perché l'ha mandato il Padre, perché è possibile che Gesù faccia qualcosa che sia contro il volere del Padre? No. E allora, se il Padre, ecco lui, Dio ha tanto amato il mondo da mandare, è chiaro che Gesù obbligatoriamente ha da venire. Anche se l'espressione è brutta, perché lui liberamente accetta di venire. Quindi è l'ergomenos, colui che viene, ma è l'Emanuele, colui che viene, resta. Ma viene così vicino a ognuno di noi. Ma noi sappiamo che Gesù, c'è ancora un altro titolo importante, perché è lui che se l'è dato lui stesso. Fate parlare a me, perché tanto perché Gesù stesso, nella festa di Hanukkah, che è la festa della dedicazione del Tempio, quando si celebrava il Tempio come luogo dove c'era la Shekinah, dove c'era la presenza di Dio, il Tempio veniva illuminato al giorno, era la festa della luce. E Gesù, come al solito, come ha fatto durante la festa delle capanne, allora si benediceva la tua, e Gesù dice: io sono l'acqua viva, chi te viene a sé, gli fa venitelo con quelle cose che vanno a fare nel Tempio, e venite da me perché io sono là. La stessa cosa ha fatto durante la festa della luce. Dice: ego e lì tu fossi, io sono la luce. E non che sprecate 2 milioni e 1 milione di dinari come Agna Pelle, salpicciamo migliaia di torce, noi per fare la luce al giorno, perché la luce non sono io. E allora, se Gesù è l'ergomenos, deve venire per forza, è ineluttabile che venga. Se è l'Emanuele, viene presso ognuno di noi. Se è la luce, e la luce dove arriva la luce, per sua natura la luce si irradia, le tenebre scompaiono, è chiaro che ergomenos, Emanuele, fos, luce, sono le tre caratteristiche del giudizio universale. Perché se viene, Gesù viene per tutti, o c'è stato qualcuno con cui è escluso, viene per tutti, e quindi è universale. Se viene perché il Padre che lo vuole, è obbligatorio, è ineluttabile. Tutti prima o poi ci troveremo a contatto proprio di fronte a lui. E praticamente è definitivo. Cioè, in quel momento noi dovremo scegliere stare con Gesù Cristo o no. Questo può avvenire durante la vita, può avvenire nel punto di morte, però tutti saremo, quando tutta l'umanità sarà stata messa in condizione di arrivare a questo punto di incontro, lo dissi l'altra volta, allora sarà la fine dei tempi, la sintelea tu aionos. È chiaro il discorso? Quindi, poiché questo brano inizia con la parola venne, è l'ergomenos, quell'ergomenos è l'Emanuele, quell'ergomenos è la luce. E allora Matteo non sta descrivendo un tribunale, non sta descrivendo un giudizio sul tipo di quello che facciamo noi uomini. Matteo sta praticamente descrivendo con quell'immagine, utilizzando un linguaggio apocalittico, cioè fortemente simbolico, sta descrivendo la venuta di Gesù Cristo presso ognuno di noi. Voi molti potrebbero dire: ma perché vengono? Perché non se lo sa a casa sua, insomma, ma lo lascia in pace, non lo fa che voglia, insomma, no, ecco, questo è inevitabile, a dare la mia forza, insomma. Molti quando verrà sta luce si troveranno abbagliati, perché non sono abituati, sono troppo abituati a lavorare nelle tenebre, in nascosto, a fare cose che non si vedono, che non si vivono. E quindi di conseguenza, quando verrà la luce, è chiaro che queste cose verranno, ma non come mi hanno insegnato le sorine quando faceva la prima comunione, che mi hanno terrorizzato.
E quando verrà poi, quando non ci sarà la luce, tutti vedranno che figurati. Ma sarò io che vedrò dentro me stesso, insomma. Quindi vedete che il giudizio non è assolutamente che Dio giudica qualcuno. Il giudizio è un atto di amore di Dio. Il giudizio è il frutto dovuto al desiderio di salvezza che Dio ha nei confronti di ognuno di noi. È chiaro che il discorso che ho fatto, sono riuscito a far capire la nostra, non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice, perché è difficilissimo, guardate, tu accettare una cosa del genere. E tutto questo avviene universalmente con tutti. Per farvi capire, guardate, devo dire un piccolo episodio che mi è capitato proprio l'altro giorno. Sto facendo le fisioterapie perché con l'artrosi non ne parla, ma ci mancava solo l'artrosi, insomma, per completare la porta. Praticamente ho conosciuto quella, la fisioterapista Morana, è graziosissima, è una ragazza deliziosa, bellina, ma così così buona, succede. Stiamo là e siccome è già stata un'ora e mezzo e parliamo e quindi lei ha voluto sapere tante cose e io gli ho spiegato un poco che cosa ne facciamo e gli ho detto a un certo punto della chiesa, perché diceva sì, ma la chiesa ha fatto tante cose. Sì, da tanto, però le cose dove stanno cambiando, la Chiesa viene vista sempre di più come un pantocrator, cioè significa la casa di tutti, tutti possono far parte della Chiesa, o comunque entrare nella Chiesa non rifiuta nessuno. E lei comunque cosa bella, questo non l'avevo mai sentito, è una cosa bellissima come mi ha detto. Poi quando invece ho continuato a parlare ho detto è Gesù. Non è uno che giudica, non è un giudice che sta dicendo che tu hai meritato, hai fatto queste cose del buono, come quindi vai in paradiso e viceversa nel caso opposto. Insomma. È uno che possa fare tutto quanto, che andava come su, tanto è vero, l'episodio di me. E lei, mentre prima esultava, era tutto contento, come, quando ha sentito sto fatto, ha abbassato la testa e non ha detto niente. Perché? Perché per lei era difficilissimo, inconcepibile, che uno che opera il bene può essere messo sullo stesso piano di uno che opera il male. Insomma. Cioè che la nostra logica ci porta ad accettare con estrema difficoltà quella che è la logica di Dio. Ma ricordate quello che dice Isaia, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Però tu hai detto che... No, fammi, perché poi arrivo pure a te, dico pure quello... praticamente è chiaro che sì. il discorso, insomma. Questo quindi, ma pure questi signori che stavano qui fuori, che erano tanto interessati, compagnia, io gli ho chiesto, ma la croce, quella donna, ma è chiarissimo che c'è di è Gesù che è il giudice e premia quelli i buoni e castiga i cattivi. E allora perché Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi? Come, perché? Fa piovere, sì. La pioggia è una grazia. La pioggia è l'acqua che viene, noi immaginiamo che c'era il trono di Dio e davanti al trono di Dio c'era un grande lago, quella era tutta acqua santa. E la pioggia è una benedizione di Dio. E quando Dio fa piovere, non è che fa piovere solo di buoni. No. A proposito di questo, leggiamo un brano del Vangelo di Marco. Marco, nel suo Vangelo, al capitolo 10, scrive così. Mentre, sta parlando di Gesù, mentre andava per la strada, un tale, in greco tis, gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli disse, maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio. Vedete, in greco, didascale, agatè, maestro un buono. Gesù rispose a lui, ti legheis me,
perché dici me buono? Perché dici che io non sono il buono? Leggendo queste parole, perché Gesù poi continua dicendo: non conosci la legge, e questo qui sì, io conosco i comandamenti, li ho fatti fin dall'inizio, e compagnia bella. A un certo punto Gesù sa, proprio per le risposte che quest'uomo ha proposto, l'uso della parola un tale è importantissimo. Non dice, come dicono gli altri evangelisti, un giovane ricco e come gli abbelli, ma dice un tale, un termine estremamente generico. Perché vale per tutti. E allora praticamente questo qui si inginocchia, nevo in greco significa inginocchiarsi, prostrarsi, adorare, parla di vita eterna. Dalle sue parole si capisce chiaramente che questo ha sentito parlare Gesù, ha capito che tra Gesù e la vita eterna c'è stato un legame profondo, e si rivolge a Gesù come uno tale e quale che fa quello lì sulla croce. Si rivolge a lui come uno che ha la possibilità di dare a noi questa vita eterna. E Gesù, che ha notato tutto questo, dice: perché mi chiami buono? Non perché Gesù vuole fare il falso modesto, non perché vuole dire Dio è buono, io non sono Dio, come dicono i testimoni di Geova, no, che leggono così. Vedete, Gesù non si pone sullo stesso livello del Padre. Ma Gesù fa questo discorso perché? Perché la parola agathos, l'aggettivo agathos, nel greco arcaico, cioè nel greco di Omero, di 500-600 anni prima di Cristo, significa agathos, significa buono di sentimenti, buono d'animo, diciamo così. Ma nel greco della koinè, quello che si parlava sulle strade del Mediterraneo, 2000 anni fa, ai tempi di Gesù, agathos significa idoneo, utile, capace. Cioè lui chiama, si rivolge a Gesù come a uno che chiedendo la vita eterna, che è capace di dare. Quindi questa è vera e propria fede, non è certo una fede pasquale, che lui non ha capito e non poteva fare, che Gesù è Dio. Infatti tutti gli altri lo capiranno dopo la risurrezione, ma ha capito sicuramente che il rapporto, la relazione che c'è tra quest'uomo, Gesù e Dio, è un rapporto unico. E quindi chiede queste cose. E Gesù perché gli dice perché mi chiami tuo buono? Vuole fare scaturire da quest'uomo qualcosa in più. Vuole vedere, vuole sondare fino a che punto c'è questa fede. Perché? Perché come vediamo poi anche dagli altri due sinottici, a un certo punto dirà: vieni e seguimi. Vieni e seguimi è la stessissima cosa che Gesù dice al buon ladrone: oggi stesso sarai con me in paradiso. Seguimi non significa vieni a fare il mio discepolo, perché i 12 lui l'aveva già scelto. Vieni e seguimi significa vieni con me a Gerusalemme. Andare a Gerusalemme significa in paradiso, perché la Gerusalemme storica viene indicata con il termine Sion. Gerusalemme, così in genere, significa il regno di Dio, insomma. Non so se è chiaro per ora. Quindi praticamente in questo episodio noi vediamo che ancora una volta Gesù si presenta come colui che ha il potere assoluto, che ha il primato assoluto nella storia della salvezza. Dire che Gesù ha il primato assoluto nella storia della salvezza vuol dire che quando mi parlavi di salvezza, come sempre sembra, buono, bello, come mi ha detto, sembra poco o nulla. Che è importante è solo Gesù Cristo e il tipo di rapporto che noi riusciamo a stabilire. Deve essere un rapporto personale,
che deve essere un rapporto individuale, che deve essere un rapporto tra noi o due lui, non deve essere un rapporto religioso, cioè mediato da dogmi, da strutture, tradizioni e compagnia cantata. Non perché siano cattive, ma perché quello che serve veramente è il rapporto personale con Gesù Cristo, insomma. Siete d'accordo di uno di noi? Allora, in virtù di questo rapporto, noi potremmo essere, cioè la salvezza dipende dal rapporto che io instauro con Gesù. Esatto. Questo. Il rapporto che Dio è quello che io muore. Sì. Quello che faccio, se lo faccio. Ricordando che avere un rapporto con Dio, quello che sei, no? Vero, autentico, è veramente autentico, solo questo suo rapporto si traduce automaticamente nel rapporto con quindi, e allora dovremmo cercare di essere un po' più vabbè, che rispondono tutto, ma non si va incontro al protestantesimo, che i protestanti dicono che è vero solo il rapporto che sta personale diretto tra me e Dio. Però, la sì, però i protestanti lo dicono dunque, che questo rapporto deve essere personale, nel senso che momenti la Bibbia e lo Spirito Santo mio. E noi cattolici invece diciamo che la nostra coscienza si forma dunque, nell'ambito della comunione ecclesiale, per cui dunque quello del magistero è importante, dunque, le guide dunque sono importanti, la chiesa media. La Chiesa però, non la religione. Allora se tu trovi dunque la Chiesa, cioè se trovi una persona dunque, che è veramente un prete, un diacono, un catechista, un operatore pastorale, che è veramente in grado dunque, di comunicare Gesù Cristo e attraverso queste, se poi... Allora, volevo dire, io vorrei dunque, rispondere a tutti. Ma noi in due mesi abbiamo fatto un versetto, quindi quest'anno noi rischiamo di non finire. E perciò c'è un anno. E se non sì, sai fisco, vengo con la carrozzella. Stavo riflettendo che ci sono tante persone non credenti che però sono delle brave persone. E tante volte noi diciamo: qual è la differenza se anche quelli fanno il bene? La differenza è proprio il rapporto che invece il cristiano fanno ha il bene, con il Signore. Fare il bene è una cosa che sicuramente Dio ama. Tanto è vero che quando Gesù vede nel Vangelo però di Luca, vede il suo tipo, lo guarda con amore. Però per fare poi il salto definitivo è necessario questa relazione. Certo. Ok? Però questo quindi è il primato assoluto di Dio, ma ci sarà un altro episodio che tutti conosciamo. Vedete, io sto cercando di toccare tutti gli evangelisti, ho parlato di Giovanni, ho parlato di Marco, ci sta Luca che, descrivendo i Vangeli dell'infanzia, descrive l'episodio di Gesù che si perde, cioè si perde. Credo che si sia perso nel tempio. I genitori si spaventano, tornano indietro e riescono a trovarlo. Lo trovano e Maria dice: figlio, perché non ci hai fatto questo? Già non ne odiamo una cosa, che nella cultura ebraica, se qualunque cosa succeda, se c'è stata la mamma, parla chi è che parla? Il padre. Sempre il padre. È una cosa stranissima che in una situazione del genere è il padre e la madre. È una cosa più contemporanea. E che significa che per l'evangelista Maria ha nei riguardi di Gesù un posto che Giuseppe con tutto non ha. E Gesù non risponde a Giuseppe, Gesù risponde a Maria, anche se parla al plurale. E come risponde? Padre Dio, devo fare. Quindi Gesù non risponde con una cattiva parola, facete i miei insomma, non è aggressivo nei riguardi della madre.
ma è uno che insegna alla madre a credere, che pure Maria ha dovuto fare lo sforzo di credere. Non è che sapeva tante cose, però non aveva ancora. E allora Gesù risponde là, dice, non sapete che io devo operare le cose del Padre suo. Quali sono le cose del Padre suo? Tutto. Lo dice Gesù, lo dice però tu hai preti. Nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni siamo al capitolo dunque 5, ci stanno di solito diatribe e compagnia bella, e per questo le autorità religiose perseguitavano Gesù, perché faceva tale cose di sabato, i miracoli li facevi sabato. Ma Gesù disse loro: il Padre mio opera e anch'io opero. Per questo cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi isostoteo, facendosi uguale a Dio. Non ve lo dimenticate questi versetti, facendosi isostoteo, uguale a Dio, quando ha parlato con un testimone di Geova. Cioè, dunque, Gesù a quelli che lo accusano di violare il sabato, Gesù invece sta facendo proprio tutto il contrario, sta vivendo il sabato. Perché sta vivendo il sabato? Perché il sabato è l'ultimo giorno, è quello in cui Dio vede ciò che ha creato e felice del contento. Però il male, che è sempre presente, perché noi siamo gli esseri, perché siamo alterità, aspettative, ha fatto in modo che accade tante cose che non fanno. E tra le altre le malattie, le sofferenze, eccetera, eccetera. Ora Gesù, se guarisce un lebbroso, se guarisce un paralitico, se guarisce un muto, se guarisce un cieco, e tutto questo lo fa di sabato, non sta facendo dei miracoli, perché noi potremmo dire, ma perché a quelli sia meno? Ah, sta completando la ma lui sta completando, sta facendo dei segni, cioè sta completando, sta portando a compimento l'atto creativo di Dio. Tant'è vero che il verbo italiano operare è la traduzione del verbo greco questo verbo nel corrispondente ebraico è bara. Lo ricordate come inizia la Bibbia? Dio in principio Dio creò, ma no, va bene che il cielo e la terra. In ebraico Bereshit bara Elohim et Shamaim et Eretz, in principio Dio lo creò. Allora, quando nella Bibbia noi troviamo che Dio opera, significa Dio crea. E allora Gesù Cristo sta dicendo, nell'atto creativo di Dio sono inserito con io, il Padre mio crea e io creo insieme al Padre mio. Perché sto volendo ci vuole novità? Perché alle orecchie di quella persona tutto questo suona come una blasfemia, come una bestemmia ad un certo punto. Quindi anche l'episodio del ritrovamento nel Tempio ancora una volta ci presenta un Gesù che dice: io sono il gestore radicale, il gestore totale della salvezza. Non siete voi con le vostre opere buone, non siete voi se siete buoni o cattivi, non siete voi se siete belli o brutti, so io che stabilisco due. Non so se sono riuscito a spiegare. Se proprio aveste dei dubbi, presto. C'è un ultimo brano che volevo proporti,
ed è questo brano del Vangelo di Matteo. Allora siamo al capitolo 13 e Matteo dice un po' così: ma sono sabato e mi sono cagliato la volta pure oggi. Dunque, Gesù parlava in parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli, una parte sul terreno sassoso, eccetera, una parte sul terreno buono, eccetera, eccetera. Ma questo seminatore chi è? Uscì per seminare, chi è? Chi è brava? È un Dio che esce dal suo mistero. Perché Giovanni dice: Dio non ha visto mai nessuno, non l'ha vista la gnosi, non l'ha vista la filosofia greca, non l'hanno vista le religioni, Dio non l'ha visto mai nessuno. Perché Dio è spirito, dice Giovanni, pneumoteos, e il luogo per lui è spirito, state a sentire, perché altrimenti io non riesco a finire. Invece queste cose, guardate, non le sentirete più in nessun posto, perché non gli dicono più. Invece questo è il Vangelo, insomma. Praticamente, questo Signore Dio che esce dal suo mistero, esce rivelandosi. Il seme che lui dove semina, chi è? Gesù Cristo. È Gesù. E questo seme cade su vari tipi di terreno. Molto sono di fatto, o Dio è scendendo tutta una volta, essendo amico di giorni, c'è avuto un attacco di apprezzamento. Per cui per il seme buono, quello che veramente si è messo in terreno buono, dà frutto, germina e lo vai tanto per tutta parte. Oppure il suo Signore che abita tanto, tanto più in alto di noi, e forse le cose le vede un po' meglio di come le vediamo noi, sa dunque che ci può essere una speranza. Sì, e che la dà, però deve essere la risposta. E quindi semina il terreno, chi è? Siamo noi. Il terreno siamo noi. Chi è quel terreno che rende il 100%? Colorato. È Maria. Il terreno. È Maria su cui cade il seme. E Maria perché rende il 100%? Perché Maria produce Gesù Cristo. Ma Maria è prove, è la prima che fa questo, ma ogni battezzato dovrebbe, anche pensate nella parabola dei talenti, la stessissima cosa, ogni battezzato dovrebbe accogliere questo seme, e in ognuno di noi ci stanno pochi spine e non pochi buone, un poco di sassi e un poco di terra. Allora il credere, con cui ecco, veniamo, non un po' di buona volontà ce la dobbiamo mettere a posto per far emergere quel poco di terra che però sarà sufficiente a produrre Gesù Cristo. E allora ancora una volta io vi dico, capite perché Paolo dice: guai a me se non evangelizzassi, non perché sennò poi viene castigato, non perché se poi va all'inferno. Guai a me se non evangelizzo, perché queste cose qui che noi riceviamo, queste parole, noi le dobbiamo custodire, come diceva Beatitudine. Custodire significa avere consapevolezza della loro preziosità. Questo quindi, notate anche un'altra cosa, che sperum, c'è la stessa radice di sperma. Quindi o sperum, sperin significa buttare tutto insieme, è anche al di sotto di questa interpretazione che ora io ho dato, cioè che Dio semina dappertutto. Però c'è anche l'interpretazione nunziale. Nella Bibbia una delle immagini, delle icone più belle di Dio è il Dio che cerca l'umanità come lo sposo cerca la sposa. Leggetevi il Cantico dei Cantici, leggetevi il capitolo 62 di Isaia.
come un giovane sposa ad una vergine, ed è festa, ed è bellissimo. Il canto, c'è cioè questo qua, sta messo in campo, senti cosa potete, è di una bellezza unica. E allora ecco che abbiamo l'icona nuziale, l'icona di Dio che smette il suo seme nella terra buona, cioè nell'umanità accogliente, e da tutto questo nasce dopo Gesù Cristo. Evangelizzare non significa appigliare gli altri e farli diventare come noi. Questo significa è settarismo, è proselitismo. Queste cose qui facciamole fare ai testimoni di Geova, facciamole fare ai musulmani. Noi invece dobbiamo praticamente far conoscere Gesù Cristo e il Dio che lui ci ha fatto conoscere. Quindi praticamente volevo fare la sintesi un po' di tutto quello che ho detto con un brano di Paolo nello spirito di quello che ho detto un po' prima, che cioè sto cercando di coinvolgere tutti gli autori del Nuovo Testamento. Abbiamo parlato di Marco, di Matteo, di Giovanni, dell'Apocalisse. Volevo un brano di Paolo. Siamo la lettera ai Galati al capitolo 3, vi ripeto, la lettera ai Galati non è una lettera qualsiasi. Io vorrei essere solo più giovane, perché se fosse stato più giovane avrei fatto l'anno prossimo, avrei iniziato lo studio di questa lettera che è bellissima. Caterina, una lezione come questa, ha giunto a studiare 4 volte in questa settimana, non ce la faccio più. Ho dovuto ripetere un'altra volta in mano, con la polare. Testa e poi con la perché non pensate che io sto a casa così. No. E mentre sto così, scende lo Spirito Santo Allora San Paolo, nella lettera dei Galati, al capitolo 3, dice: prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi nella legge. Legge uguale religione. Ma in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per fede, non per meriti. Sopraggiunta la fede, noi non siamo più sotto il pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Perché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Essere rivestiti di Cristo significa che se ne usciamo fuori, dovremmo avere una tale luce, una tale emanualità, un tale ercomenismo che la gente non dovrebbe credere a Gesù Cristo. Perché rivestiti di Cristo, non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più né maschio né femmina, perché tutti siamo una cosa sola in Cristo Gesù. E quindi continuare a credere che ci stanno i buoni e i cattivi, i buoni e i cattivi, dunque veramente è contro questa parola che noi dovremmo custodire. Ma come hanno studiato se non hanno scema manca, insomma. E questo quindi, per qua. Naturalmente, però, giustamente. Scusami, mi pare che sia un buono. Come? Uno che è rivestito di Cristo non può che essere buono, hai capito? Però, non può che essere luce. Però non significa questo. Però se no annulliamo il libero arbitrio. Il santo pecca 7 volte al giorno. Quelle persone che parlano come Caterina, cioè quasi tutti, non tengono presente una cosa, che quando io dico noi ci salviamo per grazia, la fede produce la grazia e la grazia ci salva. La grazia è un dono. La grazia non è una svendita a prezzi stracciati. Per cui cadremo a parlare. Allora, praticamente non è una svendita a prezzi stracciati.
Cioè il Vangelo ha una sua radicalità. Per cui io, una volta che ho preso, non so, ho cominciato, mi sono avvicinato a Gesù Cristo, ho cominciato a conoscere Gesù Cristo, ho cominciato a relazionarmi a Gesù Cristo. Dire a Gesù Cristo significa la sua parola. Ricordate Ireneo? Qualcuno conosce Ireneo? Il vescovo di Cirene. Era vescovo. Era un vescovo dell'Asia Minore. Di quale secolo? Primo secolo. Fine del primo secolo. E che ha detto Ireneo? Non mi ricordo cosa ha detto. Tu hai visto chi era, non cosa ha detto. Ha detto che l'ignoranza della scrittura è l'ignoranza del Cristo. Questo lo sapevo, però. Ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Ireneo non era un vescovo qualsiasi. Ireneo era un amico di Policarpo, e Policarpo era un discepolo di Giovanni Evangelista. Giovanni Evangelista è chi che ha poggiato il suo capo sul petto di Gesù. Da questo tuo discepolo Ireneo ha preso tutto quello che era e che ha detto che ha fatto tuo Gesù Cristo. Quindi le parole di Ireneo sono preziosissime. E allora vi stavo dicendo che noi dobbiamo credere profondamente che la fede ci salva, perché la fede produce la grazia. Ma la grazia non è una spesa da prezzi stracciati. Il Vangelo ha una sua radicalità. Il Vangelo, come dice delle cose, noi non possiamo far finta che non esistano, perché quando il Vangelo dice sia sì il tuo sì e no il tuo no, perché quello che c'è di più appartiene a Satana, io di questo devo tener conto. Cioè dobbiamo essere trasparenti. Trasparenti significa dobbiamo cercare, a me mi fa forza di essere due evangelici, insomma. E qui c'è gente che ancora non si saluta quando si vuole la strada, insomma. In questo gruppo qui dico, non è ammissibile, non basta. Ci conosciamo, non perché non ci amiamo. E allora cerchiamo di conoscerci. E allora conosciamoci tutti. Perché guardiamo ci faccio, qualche volta mi faccio alzare, ci guardiamo tutto quanto in faccia e così impariamo che siamo insomma. Il Vangelo dice che chi mette mano all'altro e si volge indietro non è degno di me. Quindi non sono le prostitute, non sono i minori, non sono i gay, non sono i peccatori. In vegna di Gesù Cristo, e chi mette una mano all'altro e si volge indietro. C'è un 90% di persone che sono venute qua, e quando si andate a parlare di Vangelo non vengono di più, insomma. Diteglielo a queste persone se le conoscete, insomma. È difficile dirlo. Sì, è così, se no detto no, chi mette due mani all'altro. In Matteo Gesù dice: voi renderete conto di ogni parola vana. Sono delle parole severissime, ma non nel campo dell'insegnamento, nel campo della matematica o della legge, ma nel campo della fede. Cioè chi può parlare di Gesù Cristo deve sapere di essere Gesù Cristo. Non puoi avvenire alle affitto alla gente, se no la lontana, non la avvicina al Vangelo. E se lo conosce non può chiamarlo. Solo chi non lo conosce lo è chiaro, è chiaro che chi lo conosce veramente non può non amarlo. Esatto. Perché Gesù Cristo è una cosa troppo grande, insomma, questa marea di problemi in cui noi viviamo. Quando Gesù dice voi siete la luce del mondo, non che noi siamo, nel senso che nasciamo con il cromosoma della luce, noi siamo la luce del mondo perché o Theos o Sestin, Dio è luce. Gesù Cristo dice ego eimi topos, io sono la luce, e sono loro che ci fanno luce. Io non posso dubitare l'opera di Dio, che è l'atto creativo, e metterlo sotto il moggio e vivere come un qualsiasi pagano, insomma. Ma la luce l'abbiamo presa col battesimo, scusa. Come? Col battesimo non c'è quella luce dentro di noi, che dovremmo alimentare. C'è la luce, Gesù questo dice. Come? Gesù questo dice. Ida giubicciate. A grandezza da giubicciare. Ma tu che dice che deve avere un'esistenza. Non so come se dico assurdità. È chiaro, quindi siamo d'accordo su questo, va bene. Allora stasera possiamo anche chiudere qui. E ringraziamo a Dio, abbiamo fatto un versetto. Il versetto 33. Però vi prego una cosa.
io arrivato a quest'ora non ce la faccio proprio più, ma capo mi scoppia. Allora, qui abbiamo delle persone che sono bravissime. Per esempio, non so perché mi metti questa responsabilità. Ma non è vero. Ma non vi permettete proprio. Ma dimmi che cosa vuoi dire? Però in definitiva Gesù in mezzo ai due ladroni, in definitiva, non è che sta facendo il bravo e il cattivo. No, da che lo si capisce? Ecco, è detto. Vabbè, la ultima cattiva per essere poco fa come si semplice. Non si capisce dal fatto che, perché se Giovanni dice che fungendo odorace esce acqua e sangue, e che quella cosa lì è Pentecoste, perché è un simbolo dello Spirito Santo donato, ma tutti quelli che stanno là, belli, brutti, uomini, donne, cattivi o non cattivi, sta per carambola tutto quanto. Lo Spirito Santo, pure Gesù lo dice a Nicodemo, lo Spirito sopra dove vuole. Quindi lo Spirito viene dato a tutti. No. Siamo noi che fine ci faceva pazzo. E già, però c'avevi il figlio. Va bene. Sapete, non c'è.